Giovedì 27 giugno 2024, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con l'agenda del santuario. Sono felicissimo di avere in studio con me stamattina l'amico il collega Francesco Bosco che ci parlerà approfonditamente in questa prima parte dell'agenda di un evento che è ormai alle porte e a cui siamo tutti quanti legatissimi ed è il perdono del Gargano. Buongiorno Francesco, ben trovato. Bentrovato Toni, bentrovati cari amici di Padre Pio TV. Beh, siamo giunti a una nuova edizione di questo cammino: il perdono del Gargano. Questa intuizione della pastorale giovanile eh, vocazionale insieme all'accoglienza, eh, insomma, alla pastorale del, del santuario. Eh, I frati hanno, eh, hanno recuperato questa iniziativa che già esisteva di questo pellegrinaggio dalla eh, grotta di San Michele alla chiesetta. Di San Pio da Pietrelcina, la chiesetta che ha visto la presenza di Padre Pio per tanti anni, eh, ecco, mm, andando a riorganizzare e eh, dando questo, questo nome, insomma, perdono, del Gargano, che quest'anno lo vediamo attraverso questa locandina. Uh, vuole celebrare uh, l'ottavo centenario dell'estimata di San Francesco d'Assisi, quindi dalle ferite la vita nuova, questo è il tema che affrontano i francescani di tutto il mondo per ricordare eh, questo importante evento di Francesco D'Assisi. Allora ehm, anche eh, i frati, eh, i confratelli di Padre Pio hanno voluto inserire come fanno ogni anno dando una tematica a questo cammino penitenziale. Eh, quest'anno ecco, ci accompagna San Francesco, anche se ogni anno ci accompagna Francesco D'Assisi, ma quest'anno eh, con un eh, evento eh, abbastanza importante che un po' richiama eh, lo stesso figlio del serafico padre, ovvero eh, padre Pio da Pietrelcina, ehm, che ha vissuto quello che eh, ha vissuto eh, diversi eh, secoli prima il suo eh, padre Francesco. Il cammino già di per sé è un'esperienza molto suggestiva, tutti questi temi che hai evidenziato eh, solo qualche istante fa, esaltano veramente questo momento di eh, riflessione, di preghiera che eh, da Monte Sant'Angelo appunto porterà i partecipanti a San Giovanni Rotondo. E prima di entrare nei dettagli organizzativi vorrei chiederti come e perché nasce il perdono del Gargano. Ecco, il perdono del Gargano vuole ehm, ricordare eh, questo, mh, questa giornata del primo... Luglio a cavallo, perché eh, questo cammino terminerà proprio eh, in serata, in tarda serata, proprio con lo, allo scoccare della mezzanotte si entrerà nella chiesetta antica per lucrare l'indulgenza plenaria in questo luogo, che, eh, luogo santo eh, di San Giovanni Rotondo. E anche un po' eh, quest'anno avrà anche una mh, veste commemorativa eh, importante, eh, perché ci saranno anche le, le celebrazioni. Dei vent'anni eh, della, della consacrazione della Chiesa di San Pio, la grande chiesa di San Pio da Pietrelcina, ma ricordiamo anche eh, la chiesa di Santa la grande di Santa Maria delle Grazie, quindi la chiesetta antica. È una grande festa, è una festa eh, che permette a tanti di poter lucrare l'indulgenza plena plenaria, tra l'altro anche per ricordare eh, quello che eh, ha fatto eh, padre Pio nel lontano 1917, il primo luglio. Anche lui pellegrino da San Michele, e quindi eh, a cui lui era tanto devoto. E allora, un po' per eh, inserire in questo contesto, eh, i confratelli di Padre Pio hanno voluto così eh, creare questo evento no? che ormai è giunto eh, non, voglio, non voglio sbagliare. Insomma, siamo credo alla quinta edizione eh, ufficiale, come perdono del Gargano. Ehm, che vuole così eh, entrare nel vivo di queste celebrazioni anche eh, legate a Francesco D'Assisi. E allora, andiamo a capire come partecipare a questo evento così bello e importante eh, a cavallo tra il 30 giugno e il 1 luglio 2024. Queste sono delle immagini che si riferiscono proprio al perdono dell'anno scorso, eh, comincia così con, il, con un passaparola, ad esempio Toni, tu sarai dei nostri <ride> il 30 giugno? Eh, eh, cercherò di esserci perché ti confesso che non l'ho mai fatto e quest'anno mi piacerebbe essere dei vostri. Sì, anche perché è, è una marcia, è un cammino, ecco, un cammino penitenziale dove... In tanti, lo abbiamo proprio scoperto attraverso queste edizioni: portano dietro tutte anche delle riflessioni personali, ma allo stesso tempo delle preghiere, le paure dei, dei loro familiari, i timori, ecco, portatele da Padre Pio. Allora qualcuno si fa carico anche di questo e comincia a camminare. Questo, questo cammino che diventa sì un cammino penitenziale, ecco anche di riflessione personale, tra l'altro ci sono tanti frati, gli stessi confratelli di Padre Pio, che accompagneranno e ci sarà anche la possibilità, ehm, e questo l'ho sperimentato anche io personalmente, di potersi confessare lungo il tragitto. Ehm, quindi ci sarà anche l'opportunità di eh, scambiare eh, la propria esperienza con altre persone. Eh, che arrivano da, da più parti d'Italia, anche d'Europa eh, e poi eh, tutti ecco, si fanno carico di quella croce che vediamo proprio eh, all'inizio eh, del, eh, del, del percorso. Eh, L'anno scorso eh, è stata un po' eh, avevamo una sorta di traino ecco, che ci aiutava a portare eh, lo spadino di San Michele. Proprio la spada che si trova nella grotta di San Michele, che sarà eh, ecco, eh, almeno per qualche ora sarà privo della sua spada nella grotta di San Michele, proprio eh, l'Arcangelo, e sarà, eh, ci accompagnerà, anzi, ci proteggerà, ci, eh, ecco, custodirà questo cammino che ci porterà eh, nella chiesetta di Padre Pio. Allora, Francesco, abbiamo detto... Il cammino inizia nel giorno di domenica 30. 30. Giugno, prima di addentrarci nel programma facciamo un passo indietro, come facciamo per aderire alla manifestazione? Allora, quest'anno eh, si è deciso, dato che per evitare un po' di confusione eh, nel, nell'organizzazione, si è deciso di dare l'opportunità eh, a chi viene eh, ecco, da fuori e quindi non riesce a raggiungere Monte Sant'Angelo, eh, ecco, eh, partono delle navette alle 13 dal piazzale Forgione da dove ci sono appunto le fermate degli autobus delle San navette da San Giovanni Rotondo eh, navette gratuite eh, ecco lo ribadiamo perché molti ci chiedono qual, qual è il costo di questo evento no, il costo è, 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 non esiste un costo ma è gratuito alle 13 eh, circa l'appuntamento poi si partirà con le navette gratuite è chiaro che eh, per eh, salire sulla navetta lì c'è bisogno della prenotazione una prenotazione che appunto per noi è obbligatoria sapere eh, chi eh, sale sulla navetta eh, e il modulo è possibile scaricarlo sulla pagina Facebook perdono del Gargano e poi eh, tenere sempre a mente eh, l'opportunità di poter chiamare l'ufficio accoglienza pellegrinaggi che sta gestendo tutta questa fase organizzativa ecco, lo ricordo e lo vedete anche qui lo 0882 417500 oppure mandare un'email al perdono del Gargano chiocciolasantuariopadrepio.it ma sempre come punto di riferimento abbiamo anche la pagina Facebook perdono del Gargano ehm, per chi eh, volesse proprio aggiungersi anche all'ultimo momento può farlo eh, ecco c'è l'opportunità di iscriversi immediatamente eh, attraverso questo modulo eh, ecco tra virgolette obbligatorio per capire un po quanti siamo quando partiremo questa è la pagina del perdono del sì, gargano stiamo dove è anche la pagina facebook arrivati a monte sant'angelo a che ora è previsto lo start la partenza da monte sant'angelo appunto la partenza del cammino ecco eh, se Torniamo, eh, abbiamo una slide che ci racconta proprio il programma. Eh, lo possiamo vedere insieme eh, il tutto partirà eccola qui vediamo il cammino penitenziale sulla via degli angeli eh, la Santa Messa ehm, alle 15 eh, ci sarà proprio un frate minore d'Assisi che eh, fra Filippo Iacolino che presiederà eh, l'Eucaristia quindi eh, sarà il rettore del santuario che andrà a consegnare eh, a fra Filippo eh, la, lo spadino, lo, la spadino di San Michele, quindi questo rito del, della consegna dello spadino ai pellegrini e poi si partirà direttamente subito dopo la Santa Messa, intorno alle 16, si partirà eh, per eh, percorrere questi 25 chilometri che in realtà dalla grotta di San Michele all'ingresso della, della, della chiesetta antica, lo abbiamo misurato proprio l'anno scorso, sono 26 chilometri. Ah, però, eh. Quindi c'è un chilometro in più, <ride> eh, facendo tutte le scale, andando sul percorso e mettendosi sulla strada, insomma, ehm, è un cammino. Eh, devo dire per chi, e tra l'altro, poi arriveremo intorno così, alle 23:30. Sì. Stavo, stavo indicando proprio quello: l'arrivo stimato intorno alle 23:30 a San Giovanni Rotondo. E con. Uh, Monsignor Signor Franco Moscone. Moscone ci sarà il rito dell'apertura della Porta Santa della Porta Santa. Poi è chiaro che il perdono del Gargano non è solo il cammino penitenziale. Eh, è, è una, una um, è, è un, Ecco sì sì, tornando a questa, eccola qui, bravo, bravo um, uh, Roberto, Roberto e Domenico in regia. Um, è anche un, una sorta di evento che è caratterizzato anche da altri appuntamenti perché il primo luglio, che è la festa eh, diciamo di questa indulgenza, della festa del perdono, e mh, eh, alle 11.30 ci sarà proprio il rettore eh, del santuario di San Michele, padre Ladislao Succhi, che presiderà l'Eucaristia. Quindi, poi Monsignor Franco Moscone alle 18 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, e poi una festa sul piazzale di Santa Maria delle Grazie ehm, a, a cura del gruppo folcloristico Li Zampit che tu meglio di me sai cosa che cosa significa Li Zampit Mannaggia mi cogli il preparato <ride> No perché ho detto Li Zampit sicuramente eh, Comunque eh, Non voglio azzardare no. non voglio azzardare <ride> potrebbero essere i sandali, la, la scarpacchiera, ah, giusto, tipica giusto che che ecco, portano... ci danno conferma. I sandali, ecco quale <ride> miglior gruppo folcloristico della scuola Pascoli Forgione sì. che allieterà la serata davanti alla Chiesa alla Tantica. Ecco. Bene, un programma davvero ricco. Quello che caratterizzerà l'edizione 2024 del Perdono del Gargano con inizio il domenica 30 giugno, con la messa delle ore 15 a Monte Sant'Angelo. Poi l'avvio della marcia, l'arrivo a San Giovanni Rotondo, intorno alla mezzanotte, ecco, diciamo così, del, del 30 giugno e poi le celebrazioni del 1 luglio. Francesco, grazie per essere stato grazie con a te, noi, Atori. per aver Noi eh, ti aspettiamo. <ride> Dico noi perché anch'io ormai sono, sono entrato nella eh beh, ormai non perdo, anzi quest'anno a maggior ragione eh, questi 26 km voglio farli a tutti i costi e quindi sarò eh, insieme a tutti gli altri anche per documentare, fare interviste e raccontare poi nei giorni successivi. Sì. Sarà senza dubbio un momento straordinario e cercherò di esserci. Velocissimamente, voglio chiederti però i partecipanti cosa devono portare necessariamente con sé nello zainetto. Beh, eh, l'acqua ci sarà perché la distribuiremo e sono previste un paio di soste eh, durante questo tragitto. Quindi, un bel cappellino, uno zainetto con le e poi, soprattutto, scarpe comodissime eh, per, eh, per, per fare questo, questo, questo tragitto, questo percorso. Anche perché eh, l'anno scorso c'erano anche delle. Persone anziane che sono riuscite a terminare questo percorso è, ed è andata bene. Chiaro, è, è abbastanza impegnativo. impegnativo, però si certo, può fare. Si può fare, e si poi può fare. Come, insomma, con San Michele, Padre Pio e San Francesco quest'anno. In buona compagnia, in buona sicuramente compagnia. sarà più. Uh, gioioso fare questo percorso bene eh, il tempo a nostra disposizione è terminato l'appuntamento è per domenica 30 giugno a, a partire dalle 13 sul sagrato, sostanzialmente, di Santa Maria delle Grazie per prendere la navetta dietro la prenotazione di cui si parlava prima. Per cui buon perdono nel gargano a tutti quanti voi. Noi adesso ci fermiamo solo per qualche istante e poi ci ritroviamo per la seconda parte dell'agenda del santuario. Grazie Francesco. Grazie a te. Bene, eccoci ritrovati insieme per la seconda parte dell'agenda del santuario. Dopo aver parlato con Francesco Bosco del Perdono del Gargano, rimaniamo sul lunedì 1 luglio 2024 perché è il giorno in cui ricorre il ventennale della dedicazione e consacrazione della chiesa dedicata a San Pio da Pietrelcina con l'aiuto della regia di Domenico e Roberto. Stiamo vedendo anche le immagini suggestive che eh, appunto eh, ci mostrano questa straordinaria opera architettonica che compie appunto 20 anni il primo luglio 2024. Eh, occorsero circa dieci anni dal progetto. Alla sua eh, realizzazione, al suo completamento, e eh, in questo appunto primo luglio, nel giorno del primo luglio, attraverso la celebrazione della prima messa, celebrata da Monsignor Domenico d'Ambrosio, allora arcivescovo della diocesi Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, eh, si sì, inaugurò tra virgolette la chiesa appunto dedicata a San Pio da Pietrelcina. La chiesa fu commissionata dai frati minori cappuccini eh, all'architetto eh, Renzo Piano e come dicevamo eh, occorsero circa dieci anni per la sua realizzazione. La chiesa sorge eh, accanto al complesso conventuale delle due chiese di dedicate a Santa Maria. Delle Grazie ha una forma che ricorda quella del Nautilus e la sua pianta ricorda la spirale. Archimedea, il cui fulcro è posto al centro dell'aula liturgica, nel luogo dove è posto l'altare al di sotto del quale c'è il corpo di Padre Pio esposto alla pubblica venerazione. Bene, dunque appuntamento per lunedì 1 luglio 2024 per celebrare questo importante anniversario, il ventesimo, il ventennale della Dedicazione e consacrazione della Chiesa dedicata al Santo di Pietrelcina. Proseguiamo con le notizie. Sabato 6 luglio eh, sarà poi un, la volta di un altro anniversario: il trentesimo della morte del Servo di Dio fra Daniele Natale. Fra Daniele Natale, un fratello di Padre Pio, nato e vissuto a San Giovanni eh, Rotondo. Ricco il programma. Del, del trentesimo anniversario della morte di fra Daniele Natale. Stiamo vedendo il sito uh, ufficiale del convento sul quale appunto è pubblicato il programma. Dal 3 al 5 luglio eh, ci sarà un triduo di preghiera con inizio alle ore eh, 18 nella Chiesa Santa Maria delle Grazie. Il 4 luglio la celebrazione eucaristica sarà presieduta da fra Francesco di Leo, il ministro provinciale dei frati minori Cappuccini, ehm, mentre il giorno prima la messa sarà presieduta da Fra Mariano di Vito, di Vito il giorno dopo da Fra Carlo Calloni, postulatore generale. E eh, il 6 luglio, il giorno in cui appunto ricorre l'anniversario della morte. Di Fra Daniele Natale, la solenne celebrazione eucaristica sarà celebrata ancora una volta da Fra Carlo Calloni. A seguire, benedizione della nuova opera pittorica del maestro Antonio Ciccone dal titolo Contemplazione sul Gargano: aria, luce e colori, che vediamo nella grafica appunto riportata. Nel sito chiudiamo questa puntata dell'agenda del santuario con un riferimento anche al messaggio per l'estate eh, che eh, ha lasciato ai fedeli della nostra diocesi e ai numerosi pellegrini e turisti che ehm, arriveranno sul nostro territorio per l'estate 2024. Sua Eccellenza Padre Franco Moscone, carissimi turisti, amici. Del Gargano, avete scelto la nostra terra per un periodo di meritato riposo e per gustare e ammirare il patrimonio naturalistico della montagna del sole, scrive eh, Monsignor Franco Moscone. Terra ricca di spiagge, di boschi, ma eh, anche di ricchezze legate alla fede e alla spiritualità, nell'incipit appunto di questo messaggio, eh, Monsignor Moscone, Sua Eccellenza, fa riferimento in maniera particolare alla, Spelonca, alla Sacra Spelonca di Monte Sant'Angelo e al Santuario di San Giovanni rotondo eh, che appunto accoglie le spoglie di San Pio da pietrelcina poi appunto nel corso della lettera l'invito a godere di questo tempo di riposo per trarne giovamento non solo per il corpo ma anche per lo spirito e noi ringraziamo padre Franco Moscone per questo messaggio per l'estate 2024 che potete leggere integralmente Collegandovi al sito dell'Arcidiocesi Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo. Bene, per questa settimana è tutto, ci ritroveremo giovedì prossimo per fare il punto sostanzialmente degli eventi di cui abbiamo parlato oggi e per vedere quello che eh, ci aspetta. L'appuntamento, quindi, è alla prossima settimana. Io, intanto, vi auguro buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.